Viaggi di Capodanno e ci facciamo consigliare dalla nostra esperta Antonella Pacetti. Quindi Capodanno in viaggio. Quali sono i luoghi che consigliate? Sempre giusta, Capodanno si va in viaggio, Capodanno, Pasqua, insomma, questi sì, sono vabbè, i periodi. Sì, vabbè, voglio dire, cioè, poi uno può andarci quando vuole, però sì. Ci sono delle proposte che abbiamo quest'anno, abbiamo sia proposte in aereo che proposte in pullman. Si privilegia sempre un pochino le mete del nord, anche nel periodo di Capodanno, perché comunque anche se magari il clima è più rigido, fa un po' più freddo, però comunque c'è la neve, sono più caratteristiche le zone, quindi comunque è sempre bello, uno si copre un po' insomma. Quindi Capodanno boemo, io leggo. Abbiamo fatto quest'anno un viaggio un pochino particolare, un po' diverso anche per quelli che hanno viaggiato già tanto e vogliono avere un viaggio un pochino più diverso, più particolare, quindi abbiamo creato questo pacchetto che è Capodanno Boemo. Dal 29 al 2 di gennaio? Dal 29 al 2 di gennaio, dal 29 dicembre sì, e siamo nella Repubblica Ceca. E quindi in questa zona facciamo base in una città che si chiama České Budějovice. Questa brava città sì, no, è un po' difficile. E rimaniamo in questa città, considera 4 notti, siamo sempre nello stesso albergo e da qui poi facciamo le varie escursioni. E visiteremo appunto questa città che ho appena detto, poi dopo Český Krumlov, che è patrimonio UNESCO, questa città sì, è bellissima, guarda, sono zone fantastiche, sì. Durante l'itinerario visiteremo diversi castelli, perché questa qui è proprio la zona dei castelli della Boemia. Certo. E quindi visiteremo anche questi, oltre che le cittadine, quindi c'è anche la visita di questi castelli. L'immagine che abbiamo visto prima era una famosa birreria, perché lì viene prodotta una famosa birra e quindi andremo anche a visitare questa birreria storica. Sono paesi vocati questa, insomma. Questo qui è anche un viaggio, se uno vuole una cosa tranquilla c'è anche il cenone di Capodanno. Ecco, ti stavo chiedendo, il 31 dicembre siamo in un bel albergo, senti, vicino proprio al centro di questa città, quindi abbiamo un bel cenone in albergo. Puoi anche andare in giro, insomma. Sì, dopo puoi anche uscire, comunque diciamo che è un Capodanno abbastanza tradizionale. Certo. Quindi per chi vuole, dice no, magari fuori il Capodanno all'aperto magari fa freddo. E uno quando dice tradizione non deve dare nulla per scontato, perché la tradizione è quella che veramente è bella. Ma la tradizione è attualità, ecco, ora si vedono le immagini di un altro Capodanno che facciamo, che è a Rotterdam. Questo qui è un Capodanno più sprint, diciamo, perché si va in aereo, questo, sempre col pullman, che sempre pullman aereo, accompagnamento. Sì, esatto, tutto accompagnamento, questo per tutti i viaggi. E abbiamo deciso di fare questa città, anche questa un po' di nicchia, no? Perché normalmente chi va in Olanda fa Amsterdam. Sì, invece abbiamo deciso di fare base a Rotterdam, che è una città, guarda, con una vivacità culturale incredibile. Molto, hanno operato tantissimi architetti, quindi anche ci sono tantissime cose da vedere. Sì, sì. E qui facciamo dal 31 dicembre al 3 di gennaio, quindi si arriva con l'aereo ad Amsterdam e poi abbiamo il trasferimento subito a Rotterdam, che è vicino, non è che sono una cinquantina di chilometri più o meno. E lì, anche lì stiamo 3 notti nello stesso albergo. La sera di Capodanno fanno a Rotterdam proprio una festa con questi, diciamo, con i fuochi d'artificio famosissimi nel Ponte Erasmus. Quindi questi giochi di fuoco. È famoso il Capodanno a Rotterdam proprio per questi luci, suoni, una cosa. Quindi è un Capodanno, diciamo, perché considera che poi dopo da lì ci muoviamo abbastanza con i mezzi pubblici. Sì, che sono eccezionali. Non rimaniamo tutti i giorni a Rotterdam, perché andremo anche un giorno ad Amsterdam, che lo raggiungeremo poi in treno. E andremo anche a Delft. Bello viaggiare anche con i servizi pubblici. Sì, guarda, dai, perché i nostri accompagnatori sono anche bravi, nel senso si sanno muovere, quindi col gruppo utilizziamo i mezzi pubblici per andare sia a visitare Amsterdam che a visitare la cittadina di Delft, famosa perché è lì vicino. Qui siamo già oltre qui. Sì, e si va a visitare la cittadina di Delft, dove è famosa per le ceramiche, più caratteristica, mentre Rotterdam è modernissima, no? Che in città si va a vedere, ecco, ora questa qui è questa l'immagine della ceramica, che tu hai citato. Però la città di Vermeer, no? Del grande pittore. Allora. E poi, ecco, questo diciamo è quello che è per quanto riguarda Rotterdam. Poi il Capodanno benessere, io leggo. Per chi si vuole rilassare un po'.
perché qui facciamo, siamo in Slovenia qui, tanto per definire la meta. Stiamo 3 notti in un albergo con le terme all'interno, quindi guardate, questa è una cosa comoda. Le terme all'esterno sono all'interno e all'esterno, sono dal 31 di dicembre al 3 di gennaio. Considera, si parte in pullman, si arriva il primo giorno, si sistema in albergo. Quindi relax, niente aereo, si va solo col pullman. Relax già al pomeriggio, che uno si può fare il suo bagno nelle terme. Il 31 sera facciamo la cena in albergo, quindi c'è la festa. E poi nei giorni a seguire, chi vorrà fare le terme può stare in albergo, se no noi proponiamo delle escursioni, perché abbiamo il nostro pullman, e faremo un'escursione a Zagabria e poi un'escursione molto particolare, perché si va in una fattoria, ecco qui si vede le immagini. Questa qui è una fattoria, guarda, una curiosità. Vai. Perché è una fattoria di una famiglia privata, sì, che hanno deciso, ora non mi ricordo quanti anni fa, hanno deciso di mettere via via delle luci, ogni anno aumentare. Sì, sono arrivati, dove vuoi arrivare, sono sì, arrivati a 1.300.000 luci. E chissà quanto spendi le bollette a... No, ma è diventato un museo adesso, paghi un ingresso. Quindi andiamo a visitare questa casa che si trova a 50, questa fattoria, scusa, che sì, si trova a 50 km da Zagabria. E la particolarità di avere creato anche tutte queste, diciamo, forme legate al Natale, delle opere d'arte. E hanno, mi sembra che quest'anno appunto hanno raggiunto questo 1.300.000 luci. Guardate che sì, è incredibile. Quindi questo qui sarà, ecco, la chicca, dai, sì, la chicca di questo viaggio. Diciamo, abbiamo scelto mete un pochino particolari. Hai detto bene, anche per persone che hanno viaggiato molto, però sì, avete cercato di trovare quel qualcosa che è sfuggito anche ai più viaggiatori di questo mondo. Esatto. Vai. Però abbiamo un capodanno molto particolare, qui lo vedo già inquadrato, Teatro Verdi, si parla di Firenze. Guarda, questo è il capodanno, perché dice, è il 31, ho solo le ferie il 31, non so che fare, non ho voglia di cucinare a casa, me ne vado a fare una serata a teatro. Sì. E allora praticamente ogni anno organizziamo questo capodanno a teatro al Verdi. Quest'anno c'è Massimo Ghini, Un'ora di tranquillità, lo spettacolo si chiama. E praticamente si parte in pullman d'Arezzo. Parte in pullman d'Arezzo nel pomeriggio. Sì. Si arriva a teatro, si prende si mangia qualcosa prima di entrare a teatro. Poi dopo lo spettacolo c'è il brindisi con gli attori. Ah, quindi insomma, bello, con gli attori addirittura. Sì. Quindi insomma, questa interazione tra il palco e il pubblico, che molto tranquillamente si parte il pomeriggio e si ritorna la sera. Se uno proprio non sa che fare a Capodanno. Ecco, vabbè, per passarlo per passare una serata a teatro. E allora io ringrazio la nostra esperta di viaggi, Antonella Pacetti, e vi abbiamo presentato i viaggi di Capodanno.